Con Ilaria Iovine e Roberto Mariotti, autori del graphic novel Volo senza un grido. Ben trovati. Ciao, ciao Ciao, Federico. Federico, ciao a Ciao, tutti. ciao a tutti. Ce ne parlate? Questo è un progetto che deriva da una sceneggiatura scritta da me, parliamo del 2002 più o meno, una sceneggiatura per un film che poi non si è mai fatto finora. La sceneggiatura era sulla strage di Piazza Fontana e sulla morte del ferroviario anarchico Giuseppe Pinelli soprattutto. E dunque questo film appunto non si è mai fatto, se non che attorno al 50° anniversario appunto della morte di Pinelli. Ilaria mi ha suggerito di tirar fuori da quella sceneggiatura un fumetto e quindi trasformare quello che doveva essere un film in qualcosa di diverso, chiaramente, non solo con un altro linguaggio, ma anche con un'altra chiave, perché quello era un film che ricostruiva tutto quello che precedeva la strage, la morte di Pinelli. Mentre in questo caso abbiamo affrontato la storia dal punto di vista della moglie di Pino e quindi prendendo spunto dalla lunga intervista che ci rilasciò a Piero Scaramucci nel 79-80, insomma. Questa è la genesi e quindi ecco, dare voce di nuovo anche qui a una figura femminile, in omaggio anche a tutte le mogli, le madri, le sorelle, le figlie che rimangono a lottare per avere giustizia dopo aver tragicamente perso un loro caro, come appunto nel caso della vicenda di Pinelli. E insomma era interessante vedere la narrazione della vicenda da questo punto di vista e la sfida è stata anche quella, soprattutto essendo in contatto e avendo fatto seguire il work in progress della scrittura e poi della realizzazione del libro alla famiglia, è stata una sfida anche emotiva trasformare la voce narrante in una prima persona. Questo per rendere tutto molto più vivo, più vicino, però naturalmente era rischioso sapendo poi che Licia naturalmente è ancora in vita, quindi insomma c'era molto, no, l'ansia di corrispondere a quella che è stata la verità dei fatti, la realtà delle sue emozioni. Però ecco, abbiamo il beneplacito, la benedizione di Licia che ha apprezzato tantissimo questo adattamento e questo devo dire che è un nostro grande orgoglio, insomma, perché stimiamo molto la sua figura, anche la verità, se vuoi, la dignità della sua figura, del suo pensiero, e quindi ci fa molto, molto piacere avere il suo placet. Rispetto a quell'intervista, su quali elementi avete voluto concentrarvi? Ci siamo immaginati in questo adattamento bello corposo di questa intervista, abbiamo immaginato la genesi e quindi ciò che ha portato questa donna così discreta, così severa, così insomma comunque anche dignitosa nel dolore, cosa ha portato a decidere di rilasciare un'intervista per raccontare finalmente tutta la vicenda laddove a livello di giustizia, di tribunali non era stato ancora possibile mettere in fila tutti i fatti. Quindi praticamente il graphic novel ha un tempo presente che è l'anni 80, quando poi ha deciso di rilasciare questa intervista e poi il flashback della ricostruzione dei fatti. Quindi ecco, abbiamo creato questo gioco temporale, insomma, tra presente e passato. Cioè, da autori abbiamo cercato di immedesimarci nel pensiero, forse anche nella frustrazione di Licia che aveva visto nel 75 mettere una pietra tombale dalla sentenza, la famosa sentenza d'Ambrosio, e che vedeva sfumare la possibilità anche di continuare a far parlare di questa vicenda. E quindi tutto questo, appunto, dal 75 al 79 abbiamo immaginato questa sorta di suo travaglio, appunto, anche perché essendo da sempre una donna riservata, per lei il dover a un certo punto mettere nero su bianco tutta quella storia, abbiamo immaginato, insomma, che fosse stata, insomma, una prova anche per lei. E quindi la nostra storia ruota tutto attorno a questo travaglio, appunto. E poi ho sentito la decisione a livello di scrittura, linguistico, di usare questa prima persona e questo tu, rivolgendosi appunto lei in prima persona a marito e compagno che non c'era più, e quindi un modo di scrivere appunto questa voce narrante che in questi termini è molto intimo. E anche qui, come anche in altri nostri prodotti, abbiamo giocato sull'accostamento tra la storia privata, personale del singolo e poi una storia che in questo caso è diventata pubblica, è confluita poi nella storia nazionale. E per cui questa prima persona, questo
questo rivolgersi direttamente di questa moglie al marito non più vivo, voleva dare un calore e una vicinanza a tutta questa vicenda, nonostante poi fosse anche una vicenda nazionale, una vicenda finita nella storia con la S maiuscola. Per saperne di più rispetto alle presentazioni, ci lasciate dei riferimenti internet? Sul sito, sulle pagine social della Becco Giallo Editore, possiamo dire che su Roma abbiamo già fissato una presentazione a Casetta Rossa, a Garbatella, per il 4 maggio, e adesso stiamo appunto organizzando con la casa editrice altre presentazioni, però ecco, le pagine social, anche quelle nostre. Quella nostra è Via Film e quelle personali, chiaramente. Graphic novel Volo senza un grido. Un saluto e un ringraziamento agli autori Ilaria Iovine e Roberto Mariotti. A presto! Ciao a tutti, grazie. Ciao, grazie Federico, ciao a tutti.